Siamo nelle valli di Lanzo, a pochi chilometri da Torino. Risalendo per un breve tratto il fiume Stura, oltre il comune di Traves, si giunge alla piccola frazione di Pugnetto, una manciata di case quasi nascoste dai fitti boschi della valle. È nelle vicine Faggete che si trova uno dei più particolari e poco conosciuti siti geologici del Piemonte, quello delle grotte di Pugnetto. Un insieme di 5 cavità, di cui la più estesa, la Borna Maggiore, coi suoi quasi 900 metri di sviluppo, ha il primato di essere la più lunga grotta d'Italia nel calcescisto. Proprio di questa grotta parleremo, scoprendo la sua particolare storia geologica e i vari studi che in essa sono stati effettuati. Siamo nei pressi della frazione di Pugnetto e ci troviamo nel piazzale che dà accesso alla Borna Maggiore, che è la più estesa delle grotte del complesso di Pugnetto. Siamo in un'area protetta, sotto la tutela dei Parchi Reali di Torino, la cui gestione è stata affidata alla sezione CAI di Lanzo e nello specifico al gruppo speleologico Esplora di cui io faccio parte. Per tale ragione, dal 2012 la grotta è permanentemente chiusa e l'accesso ai visitatori può avvenire unicamente tramite le visite guidate, che noi del gruppo Esplora organizziamo con cadenza quindicinale, da aprile a ottobre. Come si può notare, l'ingresso della grotta è artificiale. La sua realizzazione risale alla prima metà del Novecento. Il piccolo ingresso naturale, ormai chiuso da tempo per ragioni di salvaguardia del sito, si trovava a poche decine di metri da qui e obbligava a percorrere strisciando i primi metri della grotta. Questo breve tratto artificiale, di poco più di 4 metri, permette ora ai visitatori un comodo accesso alla grotta vera e propria. Non ci resta quindi che indossare il casco ed entrare. Un lungo percorso all'interno della montagna ci attende. Qui la roccia è scura, austera, luccicante al passare delle nostre luci. La grotta è volutamente lasciata al naturale e senza illuminazione. Solo dei mancorrenti in corda aiutano i visitatori nei tratti più accidentati. Marco ci porta subito in una prima deviazione del percorso principale. Da questa parte un primo tratto stretto e poco agevole si apre inaspettatamente nel salone più grande dell'intera grotta. Ben 30 metri di lunghezza per 10 di altezza. Le rocce calcificabili sono molte e una di queste è il calcescisto. Diciamo che nell'elenco delle rocce che possono produrre grotte, il calcescisto è proprio all'ultimo stadio, perché non è una roccia facilmente calcificabile. E non lo è perché in realtà dentro il termine calcescisto mettiamo dentro un sacco di rocce diverse. È una roccia mista, l'aspetto esterno è anche molto variabile. Che cos'è in realtà questa roccia? La collina di Torino è un fondo di un antico mare. Dentro questo antico mare, circondato dalle Alpi in crescita, ci sono delle correnti di torbida, cioè delle frane sottomarine. Queste frane sottomarine rimaneggiano sedimenti fluviali e rimaneggiano quelli che erano le barriere con le piattaforme carbonatiche. Ecco, questa mescolanza è quello che poi crea questi colati di fango e creano la marna. Ma immaginatevi questo mare, un mare molto più antico, un mare che stava al posto delle Alpi. Immaginate questa marna trasportata in elevatissima profondità, anche parliamo di 50-60 km di profondità, e immaginate una temperatura non altissima, però 500-600 gradi, ecco che i componenti della marna ricristallizzano completamente. Ricristallizzano, la componente carbonatica diventa un qualche cosa simile a un marmo, la componente argillosa si trasforma nel minerale che conosciamo col nome di mica.
un luccicante, grigio argenteo. Questa è l'origine del calcescisto. E veniamo a Pugnetto, che è un lembo di marmi impuri, con dei letti stratificati, alcune zone sono più micacee, altre sono più calcaree. Ed è qui la particolarità di Pugnetto, è un lembo residuale di una copertura che sicuramente era più vasta, di che cosa? Di questo antichissimo fondo oceanico. Ma non solo un normale fondo oceanico, di quella porzione di fondo oceanico intermedio tra un antico continente, in qualche modo collegato col continente africano, e il vero e proprio oceano. Ecco, il lembo residuale di Pugnetto è quello che resta della copertura del massiccio ultrabasico di Lanzo. La fine del grande salone si trova molto vicino alla Grotta del Lupo, la seconda cavità per estensione del sistema, dalla quale la separano solo 4 metri. Il collegamento doveva essere presente in passato, forse occluso dallo spostamento di faglia su cui si sviluppa la Grotta del Lupo, o da antichi depositi di sedimenti. La riproduzione tridimensionale della grotta ci indica il punto in cui ci troviamo ora. Il resto della grotta si snoderà fino a quasi a lambire il versante opposto del monte, in una zona già occupata da altre 3 piccole cavità. Torniamo quindi verso il percorso principale. Nel ramo principale gli ambienti si fanno più ampi e subito si arriva in una sala caratterizzata da una volta piena di piccole stalattiti bianchissime, di probabile origine calcarea, sebbene alcuni studiosi abbiano avanzato l'ipotesi che si tratti di rarissime stalattiti silicee. Le ampie gallerie della Borna Maggiore si mostrano man mano al passare delle nostre luci. Questi luoghi in cui regna il silenzio si anima periodicamente col vociare dei visitatori. Gruppi di giovani, vecchi e bambini si spingono all'interno di questa particolare montagna, attentamente seguiti da guide esperte, che raccontano la geologia e altre informazioni sul sito. Un turismo attento e ricercato, sempre ampiamente soddisfatto dell'esperienza di questa inusuale visita in grotta, illuminata dalle sole frontali dei caschi. Ma poi, fortunatamente, tutto s'acquieta. Ritorna il buio, il silenzio e il lento scorrere del tempo. Un giorno dopo l'altro, una goccia dopo l'altra, poi un'altra. Poi un'altra e così via. L'acqua continua senza sosta il suo lavoro all'interno della montagna. Dissoluzione e ricostruzione. Senza pause, da milioni di anni la natura crea le sue forme ed apre nuovi passaggi in questa antica roccia. La grotta di Pugnetto può sembrare una grotta per certi versi banale rispetto alle altre grotte del Piemonte, perché non arriva a lunghezze eccezionali, non arriva a profondità eccezionali, anzi è quasi orizzontale. E in realtà per uno che si occupa di speleologia scientifica è una grotta assolutamente particolare, innanzitutto perché
è l'unica area carsica di tutta la zona delle Valli di Lanzo, con tutte le conseguenze sulla fauna, eccetera. E poi abbiamo che è una grotta che si è sviluppata in calcescisti, che sono una roccia che è molto ricca di componenti insolubili e che normalmente non ha grotte. E in questo caso è una fortunata concomitanza tra la presenza di molte fratture che determina la possibilità all'acqua di comunque di trovarsi la sua strada all'interno dell'ammasso roccioso e la presenza di livelli di calcescisti particolarmente ricchi di una componente solubile che è carbonato di calcio. E un'altra caratteristica che influenza tantissimo la storia della grotta è il fatto che questa grotta non è mai stata raggiunta dai ghiacciai. Normalmente la storia delle grotte piemontesi vede un'alternanza di periodi in cui lavora il carsismo, entrano gli animali dentro, si sviluppa un pezzo di grotta e poi tutto viene sigillato dal ghiacciaio che ricopre la zona e quindi ferma tutto. Invece in questa zona appunto il ghiacciaio è arrivato molto vicino alla grotta, a pochi chilometri, ma non a interessare la grotta stessa. Per cui questa grotta ha avuto il carsismo che ha lavorato in maniera assolutamente ininterrotta da quando ha iniziato l'acqua a incontrare la roccia. E l'aspetto attuale della grotta non è assolutamente quello che aveva pensato l'acqua quando ha iniziato a collegare una comba all'altra, perché come questa invece è una cosa che non è particolare, una cosa che hanno moltissime grotte piemontesi, appunto come in moltissime grotte, in questa grotta a poco poco, essendoci un vuoto nella roccia, quello scavato dall'acqua nel processo carsico, e il soffitto è rimasto destabilizzato e a poco poco si sono staccati dei lastroni dalle volte dei condotti. E quindi noi oggi camminiamo non nella via dell'acqua, ma camminiamo sopra un pavimento di lastroni caduti dalla volta che hanno a poco poco spostato tutta la grotta verso l'alto. E quindi noi ora in tanti punti passiamo in zone che sono di rocce addirittura praticamente insolubili, perché sono zone che si sono aggiunte al sistema della grotta solo per un distacco gravitativo. Circa a metà percorso si sale ad un livello superiore superando un'antica frana grazie ad una lunga e ripida scalinata che porta nella seconda più grande sala del percorso turistico. Nessuno può sapere quando è stata esplorata per la prima volta questa grotta. Di sicuro le prime avventurose esplorazioni risalgono alla fine del Settecento, perlomeno i più vecchi scritti di cui noi siamo a conoscenza risalgono a quelle date. Permettetevi di leggere alcuni passaggi scritti da questi primi esploratori. È molto interessante, soprattutto per capire com'era la grotta in quel tempo. Per esempio, la più vecchia che noi possediamo è di un certo Amedeo Ferrero Ponziglione, che scriveva nel 1790 quanto vi leggo. L'ingresso della grotta, chiamata Creus dagli abitanti della borgata, non è che 2 piedi di larghezza e 4 di altezza, e ci obbligò ad entrare carponi, con fatica. All'interno, in breve, raggiungemmo una sala molto grande, così alta e ampia che ci fu impossibile illuminarla con le fiaccole. A questa sala ne seguirono varie altre, del tutto simili, ornate da stalattiti da ogni parte e parecchie cascate d'acqua, il cui rumore aumentava in noi l'orrore che il luogo ci ispirava naturalmente, essendo noi sepolti nella montagna. Dopo aver attraversato un gran numero di sale, fummo arrestati da una specie di lago, che non potemmo superare,
cosicché dovemmo tornare sui nostri passi. I due montanari che avevamo preso per accompagnarci dicevano che eravamo solo giunti a metà della caverna e dalla misura del filo che avevamo legato all'ingresso per riguadagnare la luce sapemmo che avevamo percorso ben 410 piedi liprandi. I piedi liprandi sono una vecchia misura piemontese che da ricerche fatte equivalgono con i metri attuali a circa 216 metri. Non è che avessero percorso granché, però considerando i tempi e le dotazioni di cui potevano avvalersi è già qualcosa. Un'altra testimonianza importante e molto vecchia risale al 1862, dove il conte Luigi Cibrario, nella sua guida alpina, scriveva: «Non consiglierei di abbandonare Mezzenile senza visitare la caverna di Pugnet, vasto labirinto ornato di stalattiti, interrotto da cascate d'acqua, la cui visita non si debba tentare mai senza guida». Bene, come potete vedere da queste brevi parole, queste frasi scritte in passato, questa grotta era ricchissima di stalattiti, nonché di cristalli, e cascate, e addirittura un lago, cose che adesso sono pressoché sparite. Le stalattiti sono ridotte al minimo perché due secoli di depredazioni per vari motivi hanno distrutto questa bellezza della natura. Le cascate non ci sono praticamente più perché sono cambiati i cicli di piovosità, ne rimane una nella parte terminale che si attiva solo durante i periodi di grossi temporali. Di laghi non ci sono tracce, ma forse questa sala, che è una delle più grandi e ampie della grotta, poteva essere il famoso lago trovato nel 1790. Quindi uno potrebbe pensare, è tutto perduto, tutta la bellezza della grotta ormai non si potrà più vedere. Non è detto, perché noi del gruppo Esplora da diversi anni stiamo conducendo esplorazioni profonde con tutte le tecniche possibili per scoprire le prosecuzioni di questo sistema, che noi siamo sicuri esistano per varie ragioni già verificate da noi nel tempo, e alcuni risultati li abbiamo ottenuti, come quelli che vedrete tra poco. Nel 2021, dopo un'estenuante disostruzione, riuscimmo finalmente ad entrare in uno strettissimo cunicolo che inaspettatamente trovammo completamente ricoperto di concrezioni e tappezzato di cristalli di calcite. Era così bello che lo chiamammo lo scrigno di Pugnetto, proprio per la sua delicata bellezza. Purtroppo quel ramo non aveva prosecuzioni, ma era stato sufficiente a darci un'idea di come poteva essere la grotta in origine. La scoperta più importante la facemmo invece nel 2022, aprendo uno strettissimo passaggio nella volta, che ci diede accesso ad una parte della grotta di cui non si sospettava l'esistenza. Qui vediamo l'amico Walter, con cui a suo tempo ho condiviso l'esplorazione, intento a superare la prima strettoia nel tratto più verticale. Abbandonate le corde, ma proseguendo ancora verso l'alto, ci imbattemmo in una nuova strettoia, questa molto più selettiva della precedente, che ci fece faticare parecchio per capire come affrontarla. Comunque, superata quest'ultima prova, entriamo in un ambiente assai diverso dal resto della grotta, in quanto completamente ornato di stalattiti e trapezi calcarei.
ma la vera sorpresa ci attendeva pochi metri più avanti. Un grande ambiente si era aperto dinanzi a noi, ben 12 metri di lunghezza e 6 di altezza, ornato da due incredibili colonne e una grande collata stalagmitica che percorreva la sala per l'intera lunghezza. Era quindi così la grotta vista dai primi esploratori del Settecento? Chi lo sa, non lo sapremo mai. Sicuramente queste grotte sono incredibilmente antiche. Il calcescisto in cui si aprono contiene infatti una parte minima di calcare, se comparata con le grotte tradizionali. I tempi di deposizione del calcare sono qui molto più lunghi ed è difficile immaginare quanto tempo ci sia voluto per creare qui concrezioni di tale imponenza. Devo dire che entrare qui per prima è stato veramente emozionante. Quel che è sicuro è che d'ora in poi questi luoghi, già naturalmente poco accessibili, saranno protetti e preservati per il futuro. Intanto Marco ha ripreso la via del fondo. Siamo ora al bivio che dà accesso ai due rami della grotta. A sinistra il ramo della Madonna, a destra il ramo della fontana, che è quello che percorreremo per primo. La fontana risalente ad una cinquantina di anni or sono è sempre stata una fonte perenne d'acqua. Purtroppo da un paio d'anni non è più così. I lunghi periodi di siccità e il conseguente abbassamento delle falde hanno lasciato il segno anche qua giù. Conseguenza di questa forma di sviluppo è che attualmente noi non vediamo più l'acqua, al massimo ne sentiamo il rumore in certi punti, e che d'altra parte in questa grotta non arrivano più le piene, nemmeno in condizioni di precipitazioni eccezionali. Al massimo si attiva verso il fondo della grotta una cascata di troppo pieno che comunque passa anche questa fra i blocchi e quindi passa sotto i piedi di chi entra nella grotta. Uno stretto passaggio ci immette nella sala della Madonna. Qui avremo modo di vedere i piccoli abitanti della grotta. Che dire delle grotte del Pugnetto? Fanno parte della storia della biosperologia piemontese. Praticamente un po' tutti quelli che si sono occupati dello studio della fauna sotterranea sono passati per la grotta del Pugnetto. Nel 1924, che è stata descritta, quella che è diventata poi la Della Beffaella Rocce. Cos'è questo insetto? È un insettino intorno ai 3 mm. Come tutti i leptodirini, anche Della Beffaella Rocce ha abitudini da saprofago. In parole povere si nutre di materiali in decomposizione. Ed è praticamente un endemita quasi esclusivo della grotta della Borna Maggiore del Pugnetto, ma poi la si è trovata anche in tutte le altre cavità della zona. Poi con il tempo altri hanno visitato le grotte
con intento di studio, ma anche con intento di documentazione. Difatti è assai interessante il lavoro di Mario Sturani, e qui documentava vari insetti che vivono nell'ambiente boschivo, e in particolare documentava alcuni degli abitanti quasi esclusivi, sotterranei, della Grotta del Pugnetto. In particolare ha parlato dello Sphodropsis ghigliani. Intorno al 2000, diciamo, abbiamo cercato in maniera assidua i gamberetti che vivono nella sorgente che c'è nella parte più interna della grotta, e sono dei veri e propri gamberetti anche questi chiari, depigmentati, con occhi rudimentali, che appartengono al genere Nifargus. Questi normalmente sono dei saprofagi, a volte possono anche essere dei predatori allo stadio adulto, predatori di altri artropodi più piccoli, e in particolare la specie che vive al Pugnetto può arrivare alle dimensioni di circa un centimetro, 10 mm, 12 al massimo negli esemplari più grandi. Intorno agli anni 50 del secolo scorso destò interesse la popolazione di cavallette troglofile che vivono nelle grotte del Pugnetto. Di conseguenza la popolazione del Pugnetto è rimasta una sottospecie a sé stante, perché ha delle sue caratteristiche, ma è stata denominata Dolichopoda azami septentrionalis. Come dicevamo, appunto, questi animali che vivono in ambiente sotterraneo sono in massima parte degli artropodi, cioè degli organismi che hanno uno scheletro esterno, che viene chiamato esoscheletro, articolato. Normalmente questo esoscheletro si depigmenta durante i milioni di anni che questi trascorrono in ambiente sotterraneo, e così anche altri abitanti della grotta, che erano già stati precedentemente documentati dal Capra, come per esempio l'Alpioniscus feneriensis. Si tratta di un crostaceo della famiglia dei triconiscidi, che ha dimensioni relativamente grandi rispetto ad altri artropodi che vivono in ambiente sotterraneo. Infatti le dimensioni del corpo arrivano anche agli 8 mm circa. Ha un colore bianco che dimostra la sua depigmentazione, cioè la perdita dei pigmenti che servono per proteggere le sue cellule dai raggi ultravioletti del sole, è completamente cieco, come anche del resto della Beffaella, e questi sono caratteri che sono propri degli animali che da più lungo tempo vivono in ambiente sotterraneo. Qui finisce il nostro giro e Marco si appresta al ritorno. La genesi del sistema di grotte formatosi in questo piccolo monticello è dovuta a un insieme di condizioni fortuite e del tutto particolari. Qui a Pugnetto, un misto di tettonica e carsismo profondo sono riusciti ad intaccare profondamente una roccia che normalmente non permetterebbe la formazione di grotte. A quasi 200 anni dalle prime esplorazioni, quello che noi conosciamo e riusciamo ad esplorare è solo una piccola parte di ciò che la natura è riuscita a costruire qui dentro. Queste grotte sono ora un patrimonio comune, ma anche un laboratorio d'esperienza per l'utilizzo di nuove tecnologie applicate alla ricerca speleologica.
Solo perseverando, sempre in un'ottica conservativa e poco invasiva, avremo la possibilità di risolvere i misteri di questi luoghi, preservandoli per le generazioni future. Perché alla fine esplorare e capire l'ignoto è da sempre nella natura umana. Un saluto a tutti.